pace ha fatto dono a questo consesso. Semplicemente citerò un proverbio arabo dicendo che il bel tacer non fu mai scritto. E allora mi perdonerà il consigliere Matteo Brambilla, lo dico con rispetto a lui, al suo gruppo consigliare e agli atti e alle posizioni che lui assume, che io non accetto che gli atti dell'amministrazione siano definiti come atti raffazzonati o come delibere improvvisate. Questo non è un giudizio politico, è un giudizio di merito. Gli atti dell'amministrazione sono atti tecnicamente precisi, politicamente orientati, e lo dico perché non parlo di me, cosa che, come dire, non comporterebbe alcuna precisazione. Lo dico perché parlo di donne e di uomini che con intelligenza, giorno per giorno, garantiscono il funzionamento di questa macchina. E grazie ai miei validissimi collaboratori ho recuperato una delibera della Corte dei Conti, della quale vorrei provare a darvi lettura, perché io credo che la politica, non ho nulla da insegnare a nessuno, parlo, cerco di parlare a me stesso, debba essere la sintesi fra il presente e la memoria, e debba essere quella sintesi perfetta fra la tecnica e la politica. Perché la politica senza tecnica si muove alla cieca e la tecnica senza politica non cammina. La Corte dei Conti, in un autorevole pronunciamento, PQM, la sezione regionale di controllo per la Campania, mi chiedo cortesemente scusa, sto leggendo un atto storico, la sezione regionale di controllo per la Campania accerta, in base agli esiti della prefata istruttoria, la mancata adozione di tempestive misure idonee ad impedire il sistematico reiteramento delle gravi irregolarità contabili segnalate da questa sezione con deliberazione numero 251 del 2011 e il conseguente aggravamento della situazione economico-finanziaria del Comune di Napoli. Rileva la sussistenza di profili di squilibrio strutturale nella gestione finanziaria del Comune di Napoli in grado di provocarne il dissesto finanziario. Dichiara sospeso il procedimento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2011 in ordine all'assegnazione di un termine per l'adozione delle necessarie misure, trasferisce l'atto al prefetto dichiarando il dissesto del Comune di Napoli. Ci stiamo riferendo ad una ispezione relativa al bilancio preventivo 2010 e consuntivo 2011. Sulla base di questa relazione si tenta di bocciare il piano di riequilibrio del Comune di Napoli. Preciso che in quei mesi il sindaco di Napoli non era Luigi De Magistris, l'assessore al bilancio del Comune di Napoli non erano né Salvatore Palma né Enrico Panini. Allora, da questo punto di vista, io inviterei, quantomeno pur nella durezza delle analisi politiche, a non dimenticare che c'è una storia e che in quella storia c'era chi era in giunta e chi non era in giunta, e noi ereditiamo nel 2011 un comune che ha le difficoltà che la Corte dei Conti denuncia. Senza dimenticare, perché quelli, giuro, me li sono legati al dito, 40 milioni di anticipazione fatti nel 2007 sui recuperi di Equitalia, per cui noi adesso stiamo restituendo a 500.000 euro cada mese qualche cosa che è stato anticipato nel 2007. E visto che ritengo che lì ci sia una responsabilità di carattere individuale, mi permetterò, come io e tutti i miei colleghi di giunta, a partire dal sindaco, rispondiamo di fronte alla magistratura, di capire se quell'atto è stato un atto corretto a proposito delle famose future generazioni o se non paghiamo noi adesso tutti
un prezzo indebito. Poi, di nuovo, la politica è legittimamente l'arte della propria riflessione, ma occorre su questa riflessione rispondere alle domande e avere chiaro anche gli aspetti tecnici. La domanda è la seguente: perché il Comune di Napoli negli anni 2013 e 2014 mantiene ferreamente gli impegni che si era assunto nel piano di rientro e negli anni successivi va in difficoltà? Forse perché dal 2011 al 2016, e quindi comprendo gli anni citati, i trasferimenti dallo Stato centrale al Comune di Napoli sono diminuiti di 1,8 miliardi? Forse perché dal 2014 al 2016 sono diminuiti di 424 milioni? Forse perché la copertura dei crediti di dubbia esigibilità è passata dal 30% al 70%? Forse perché la contabilità armonizzata, che senza tenere conto degli impegni che nel frattempo i comuni in predissesto avevano assunto, cambia radicalmente le condizioni, manda 500 comuni sull'orlo del baratro, fonte ANCI, e guardo il nostro ottimo ragioniere generale perché è stato testimone di questa dichiarazione, e tanti altri comuni, prevalentemente del mezzogiorno, e mi dispiace che nel furore anti-Napoli questo dato non sia emerso sufficientemente, ma lo riprenderò, vanno in difficoltà. Questo è il dato. Allora, il tema è che c'è stata una cattiva amministrazione qui, o il tema è che non c'è stato un coordinamento delle norme, e che è più facile dire ai comuni tagliate, che sono 8.000, piuttosto che tagliare a livello nazionale, o magari fare una patrimoniale, perché devo dire, non trovo una carica erotica nel fatto del taglio e del taglio delle risorse, perché penso alle facce delle bimbe e dei bimbi, delle donne e degli uomini. Vorrei capire di più come invece si individua una politica di investimento in questo paese, come si decide di aggredire l'evasione, come si decide di mettere una patrimoniale sui grandi patrimoni, nel frattempo tutti scappati e tutti nelle società per azione. Questo diventa, io credo, uno dei temi oggi della nostra condizione e della nostra situazione. Poi ha ragione l'onorevole Valente, io non ho citato il comma 850 che lei ha ripreso, non condivido tutta l'interpretazione, ma lei l'ha ripreso. Non l'ho citato per una ragione molto semplice. E io penso che chi vuole battere il sindaco di Napoli lo deve fare sulla politica e lo deve fare con i voti nelle urne, contati uno per uno. Quando si pensa, e lo dico alla più importante istituzione della Repubblica, ci sono morte delle persone per il Parlamento e la Costituzione, di costruire una norma esattamente sull'unico comune che si trovi in quella situazione, pensando che noi non siamo in grado di superare i controlli trimestrali e che in questo modo chi non è stato battuto nelle piazze, chi non è stato battuto nelle strade, chi non è stato battuto nelle urne venga battuto in questo modo. Guardate, pensatela come volete, questa è una sconfitta. Posso dire una cosa autodidatta? La Moratti, io insieme agli altri l'abbiamo battuta nelle piazze. L'abbiamo battuta con la politica, non l'abbiamo battuta in altro modo. E se c'è chi pensa che in un altro modo ci si possa battere, si metta tranquillo, stia sereno, non ci riuscirà, e noi ci raccandidiamo anche per il prossimo quinquennio, non solo per il 2021, ma anche per i prossimi 5 anni. E non è vero che ci siamo sempre occupati di enti locali a livello nazionale. Mi permetterà l'onorevole Carfagna di ringraziarla, e non lo faccio per antipatia o ostilità rispetto al PD. Il PD ha svolto rispetto all'approvazione di queste norme un ruolo fondamentale. Non l'ho citato non per un difetto di minoranza, è stato un errore.
Ha ragione l'onorevole Valente a richiamarmi, lo riconosco. Cito però l'onorevole Carfagna perché nel suo intervento e negli atti parlamentari lei legittimamente può dire, insieme all'onorevole Giorgetti, di aver presentato in tempi non sospetti norme a sostegno degli enti locali, con particolare riferimento agli enti locali in difficoltà. Questo non lo possono dire tutti. Soprattutto, onorevole Valente, col rispetto che le porto e che lei merita come consigliere e come onorevole, non lo può dire il Partito Democratico. E questo devo dirle. A me dispiace, credo che sia una di quelle questioni che dentro la discussione che nelle prossime settimane si svilupperà fino ad arrivare il voto, porterà ad una sicura sconfitta della forza politica che lei rappresenta, dove la sconfitta io credo sia più della storia che della realtà, è la storia, perché, adesso me ne cavo una dalla scarpa, ma perché, caro Luigi, per una norma sui comuni, non su Napoli, come tu hai sempre detto, hai dovuto lavorare 5 mesi e in Parlamento 2 mesi e per una norma sulle banche è stato sufficiente un pomeriggio di una domenica. Ma non c'è forse una misura diversa, anche di attenzione? E stiamo parlando del Mezzogiorno, non solo dell'antipatica Napoli. Stiamo parlando del Mezzogiorno. E sono queste le cose che le persone toccano con la mano, però toccano anche col cuore, e che alla fine fanno il fondamento delle questioni e delle scelte. E poi vedete, in questa amministrazione c'è una cifra, e lo dico perché noi presenteremo tutti gli atti. Abbiamo fatto degli errori, è vero, abbiamo confermato 350 maestre. Potevamo bellamente dire, oh, ci dispiace, c'è la crisi, noi siamo dei ragionieri, la scuola pubblica sì, è scritta nella Costituzione, però rendiamocene conto. 350 maestre. Non abbiamo usato Napoli Sociale per dire è andata male, avete accumulato i debiti dal 2007 al 2011, c'ho le carte, non mi invento i numeri, però vi chiudiamo, o altro ancora. No, noi abbiamo fatto queste cose e le rifacciamo tutte. Poi c'è una cifra che è la lealtà. Perché la lealtà? Perché anche qui la memoria, cioè come bisogna tenerla tutta. Bagnoli Futura avremmo potuto dire, scusate, non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo voluta, non abbiamo provveduto ad un'assunzione che sia una, ci capita addosso, scusate, ci dispiace, ma non possiamo fare nulla. No, no, li abbiamo riassunti tutti. Forse in questo tutti sono impreciso, perché il Parlamento approva articolo 33, credo 33, quarto comma, una roba di questo tipo, adesso mi sfugge la denominazione precisa, l'impegno qualora il Comune non riassumesse tutti, il soggetto attuatore deve assumere. Oh, sono rimasti 3 dirigenti, non ne hanno assunto uno. E il soggetto attuatore non è una cooperativa sociale di 22 persone, sono centinaia di persone, anzi è un dirigente, e mi dispiace perché qui tolgo un elemento di riservatezza, che avevano deciso di assumere, quando dal curriculum vedono che Bagnoli Futura, dicono non possiamo, l'avrebbero assunto, dicono non possiamo, e vi prego di credermi, c'ho nome e cognome nel mio cuore e nella mia mente, quindi la lealtà diventa una di quelle cifre che attengono, come dice il consigliere Rinaldi, la continuità istituzionale, che in questo paese è un valore, che dovrebbe essere un valore ma non lo è, e come dire, diventa oggetto di uno scontro politico della quale non si capisce bene il tema e i contenuti. Poi, come dire, il tema di questa discussione, in realtà, se mi è consentito, è il tema del Mezzogiorno, è il tema della politica sui comuni. Ma in questo paese il fatto che l'80% della popolazione di comuni in predissesto viva nel Mezzogiorno, ma non viene vissuto come qualche cosa che crea più velocità, il fatto che i bimbi e le bambine di Napoli non abbiano il tempo pieno come hanno i bambini di Milano, che non abbiano a Barcellona Pozzo di Gotto, ci ho pianto un giorno,
non ci abbiano le sezioni di scuola insieme, sono divise in 9 palazzine in affitto. Ma quel bimbo non ha gli stessi diritti di mia figlia che ha studiato in un convento del 1300 ristrutturato e reso liceo scientifico statale? Oppure questi elementi non diventano una di quelle condizioni che determinano il diverso progetto di vita delle donne e degli uomini? Allora dietro a questa norma, consigliere e consigliere, sta esattamente questo tema, che è quello dell'unità del nostro paese, che è quella di una unità fatta di diritti, fatta di aspettative, fatta di capacità di essere in grado di parlare ai sogni delle donne e degli uomini. E anche qui, se la sfortuna è cieca, la sfiga ci vede molto bene, perché io vorrei capire come mai, a proposito di A&M, in un alto comune del nord-ovest del nostro paese, esce casualmente Torino una norma ad hoc sul trasporto locale, come mai su EAV 600 e passa milioni di euro, noi A&M la salviamo. Faremo sacrifici bestiali, ma la salviamo. Dopodiché però sia chiaro che la salviamo noi, perché per altri si è intervenuti. Per noi si fuma una sigaretta sperando prima o poi di veder passare qualche cosa nel fiume. Si smetta di fumare perché fa male alla salute e dal fiume non passa niente. Noi a A&M la salviamo. Ma una politica fatta per città e fatta per maggioranze, per gruppi, cioè, non funziona in un paese. Un paese ha bisogno di regole precise, chiare e mirate. L'ultima cosa, guardate, capita spesso quando incontri una persona di sentire dire la domanda come va? Male. Cosa vuoi fare? Andare in pensione? Cioè c'è una dimensione tragica della vita quotidiana. Posso, non pensando di cambiare la vita di nessuno, però recuperare un elemento di orgoglio e di identità. Ma possiamo essere, diciamo, certi, maggioranza e opposizione, che con un lavoro intestato a Luigi De Magistris, Napoli ha salvato il mezzogiorno e l'ha salvato mettendo in campo l'egemonia gramsciana, che è la capacità della proposta, la capacità del progetto e la capacità di farti interprete di un progetto generale. E quando un sindaco come Bianco dice riconosco a Luigi questa capacità, Luigi mettiamoci insieme per riproporre il tema del mezzogiorno come un terreno comune, fa dire che di nuovo Gramsci 80 anni dopo ritrova in una pratica concreta un risultato, io credo, di grande rilievo. E per concludere, mi scuso se sono stato lungo e spero non noioso, non chiaro, onorevole Garfagna, garantisco lei, come garantiamo a tutto questo Consiglio Comunale, che noi le scadenze le rispetteremo una per una. Poi vorrei trovare una sede, in un luogo, in una piazza, in un edificio, partendo dalle cose che ripetutamente Luigi De Magistris ci ha detto su se noi dobbiamo ancora pagare le politiche dell'Europa sul versante dei bilanci e del pareggio di bilancio, per cui alla fine ti danno i soldi per sistemare le banche e li stai restituendo uno per uno, a proposito di DL35, con gli interessi, o se invece ci sono alcuni valori per i quali occorre trovare le risorse laddove ci sono, perché non è vero che sotto il sole siamo tutti uguali, sotto il sole c'è chi fa un pasto al giorno, chi non ne fa nessuno e chi ne fa 3 o 4 e magari anche obeso. Grazie.